Archiviata la fase regionale con il trionfo sul Lidia al Francioni di Latina, l'Unipomezia è pronta a tuffarsi in una nuova avventura. Il cammino nella competizione nazionale è ripido e tortuoso, ma la squadra di Francesco Punzi ha dimostrato di potersela giocare con tutti ad armi pari. Sulla nostra strada, come al solito, una sarda, quel Tortoli che sta sbaragliando la concorrenza degli avversari in campionato senza perdere nemmeno una partita. L'avversario è durissimo, forse proibitivo, ma l'Unipomezia ama questo tipo di sfide e giocherà alla morte il suo primo storico ottavo di finale della Coppa Italia Nazionale d'Eccellenza. Buon pomeriggio dal Comunale di Pomezia, amici di Sport in Oro. Buon pomeriggio da Simone Capone e Gino Vannini. Questa è Unipomezia Tortoli. Inizia ora la sfida con il fischio del signor Romaniello, è proprio la squadra ospite ad orchestrare il primo pallone. Deve calciare. Scusami Gino, perché c'è Lupi che prova con il destro, la parata in tuffo da parte di Floris del primo squillo dell'Unipomezia, ci ha provato Marco Lupi. Quella di Francesco Punzi sta dominando in questi primi 15 minuti di gioco. Dantimi, il cross del numero 10 in porta, diventa quasi un tiro. Floris con entrambi i guantoni mette il pallone in corner. È Lalli l'incaricata a battere col sinistro, soluzione corta fuori area per Morici che prova a calciare. Qua c'è un tocco plateale con il braccio da parte di Placentino, ma l'arbitro fa proseguire. Pestrin per Morici, il cross di Morici è buono sul secondo palo, può arrivare ad impattare Lupi che non colpisce benissimo la sfera, ma ancora Unipomezia, ancora con Lalli, prova a calciare con il sinistro, tiro centrale, quello dell'ex Città di Ciampino, però scalda i guantoni di Flori. Pallone dentro per il numero 4 Lepore, non riesce a staccare, ora Vignali mette dentro per Nieddu, pallone in rete, il vantaggio da parte del Tortoli al primo vero tiro in porta. Pallone che resta lì sul secondo palo, è bravo il numero 4 Lepore a metterlo al centro, da due passi Nieddu non può sbagliare. Accusa anche difesa per poter far giocare poi. Gino, pallone dentro, il colpo di testa da parte del numero 2 Carnevalli, ancora Morelli, sempre per Carnevalli, prova in seconda battuta a battere, c'è però fuori gioco del numero 2, ma che occasione questa per l'Unipomezia, prodigioso il riflesso di Floris. Punto di battuta Lalli con il mancino, traiettoria a rientrare rispetto alla porta del portiere del Tortoli e da pochi passi si trova il pallone sul piede destro. Il numero 5 De Santis, da lì però non è freddo il difensore dell'Unipomezia nel deviare il pallone in porta, altra grandissima occasione per la squadra di Punzi. Tra calcio di punizione, attenzione a questi piazzati perché i due precedenti hanno creato diversi grattacapi alla difesa sarda, Lalli col sinistro in area di rigore, arriva la deviazione all'ultimo momento di un difensore del Tortoli. Movimento Placentino, salta Lalli, vince anche un rimpallo, forse con la mano, prova a calciare, lo viene strozzato il suo tiro, ancora Nieddu da due passi, fredda ancora una volta Matteo Santi per il raddoppio del Tortoli. Molto fortunata anche in questa occasione la formazione sarda perché Placentino vince un rimpallo al limite dell'area, pallone che poi carambola su Nieddu che da due passi non può sbagliare. Unipomezia 0 Tortoli 2, ancora Nieddu. 11, 1 contro 1 con Loi con il destro in area di rigore, qua c'è un tocco di mano del difensore del Tortoli ancora una volta non ravvisato dal direttore di gara, attenzione perché siamo già dall'altra parte, arriva il 3-0 della formazione sarda. Placentino è freddissimo nel freddare Santi con un piazzato sul secondo palo, game over in via Varrone, Placentino cala il tris, Unipomezia 0 Tortoli 3, ha segnato il numero 8 Placentino. Ancora Morici prova con il mancino a calciare, Floris in calcio d'angolo. Lalli infatti si allontana Morici, il fisco dell'arbitro, parte Lalli col mancino, la palla scende, c'è il gol dell'Unipomezia che era arrivato già sulla punizione di Lalli, accorcia le distanze quindi la squadra di Francesco Punzi, gol probabilmente da attribuire a Lalli, forse l'ultimo tocco è stato di Carnevalli, l'Unipomezia però accorcia le distanze. Però avrei voluto vedere l'Unipomezia al completo. Triplice fischio quindi del signor Giuseppe Romaniello di Napoli, termina l'incontro valido per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia d'Eccellenza fase nazionale, Tortoli batte Unipomezia 3-1.